Ciao a tutti ragazzi, spesso sapete che faccio dei video ask, perché non saluti? Beh, perché l'altra volta dicesti un po' meno. Ah, poi faceva così, come se fosse un Ciao a bagno. tutte. Pure maschi. Ciao a tutti e tutte. Comunque, niente, spesso faccio video ask, però in realtà è un bel po' di tempo che non ne faccio uno. E dato che c'era lei, comunque ha sempre un buon riscontro, è simpatica tua cugina, beh, in realtà perché non la conoscete davvero, perché non è tutta questa simpatica da vicino. Di più. Niente, stavo scorrendo. E niente, E praticamente niente. avevo deciso di fare questo video ask insieme perché su Instagram ho detto fate delle domande a mia cugina o a me o a tutte e due. Quindi ora iniziamo a rispondere alle domande che ci hanno fatto. Le ho fatto gli screen con questo telefono. Iniziamo. Sì. Siete cugine da parte di papà? No. Flavia è fidanzata? Sì. Da 5 anni. Flavia, invece questa ti chiedono a te. Non leggo i nomi per privacy. Differenze tra Alessia adolescente e Alessia come ora in generale? Ma sicuramente più, vabbè, più sexy, No! più sensuale. Sicuramente più matura adesso rispetto a prima. Tu no. E vabbè, no, io no, io invece a me è un regresso. È malattia mentale. più malattie mentali. Sono aggiunte di A te, adoro. Pensavo che stavi parlando di te, cioè non ho no, messo perché poi ho subito. indicato, tu non hai visto che ti stavo Ma stavo indicando. leggendo le altre domande. No, io la reputo sempre la stessa, magari con più consapevolezza, più matura, più adulta, più anziana. Flavia, vai, è meglio che ti firmo qua. Per Flavia, come hai vissuto dall'esterno l'evoluzione di Alessia negli anni? Un bacio ad Ma entrambe. per giù. Come l'hai vissuta questa evoluzione? Tipo i Pokémon. Ma io non l'ho vissuta. Non l'ho vissuta poi in toto questa emozione, quest'evoluzione, cioè no, niente, niente proprio. Come niente proprio? Come hai vissuto dall'esterno l'evoluzione di Alessia negli anni? Ma Perché sei superficiale, quindi non avrei badato a questo. no, in realtà poi le cose ce le diciamo tra me e te, non mi va poi di. Facciamo con me, Omar, facciamo i video inutili, che poi si può parlare Ma un po' perché di. su questo dovremmo entrare un po' troppo nel dettaglio? Cosa pensi della relazione di Alessia e Omar? A me, no, vabbè, me ne fotto, Ma però no, se comunque. fottessi proprio. Ah. Allora, al di fuori a me piace come coppia, devo dire la verità. Trovo molto intelligente lui, molto intelligente lei, trovo della sintonia tra loro due, a me piace come coppia. Certo, alti e bassi come in tutte le relazioni, però a me piacciono, vanno bene. Grazie. Approvati. Flavia, tu eri consapevole della situazione di Alessia? Hai mai cercato di aiutarla se sì, come Non ho mai, no? no, non Anzi. l'ho mai aiutata, anzi, addirittura, Ti hai fatto testa. manipolare ben bene, Ah, mi sono sorry. fatta, sì, mi sono fatta manipolare abbastanza bene, non voglio entrare poi, non voglio trascendere. E no, non l'ho mai aiutata, anche perché non ho mai capito in realtà quanto fosse grave la situazione, quindi no, non credevo fosse così. Quindi per questo non l'ho mai aiutata. Poi che Anche se diceva? io cercavo di farti. Sì, lei cercava di farmi capire. Io in parte capivo anche, ma non capivo fino a che punto. Finché poi non ho, come si suol dire, aperto gli occhi. Cazzo, paura. Vabbè, nessuna domanda, tua cugina è simpaticissima, due o tre di questi. Grazie. Forse l'unico pregio che Wow, qual è tengo. stato lo scherzo più divertente che avete fatto insieme e che ricordate con un sorriso? A me me ne viene uno, a te quale? No, non mi deludere. Io non posso dire a chi l'abbiamo fatto, quello che mi ha fatto più Dimmelo ridere. a me. Adoro. No, a me Sono mi viene quella casa spartana. la casa spartana, poi mi vuole in Adoro. mente pure chi l'ha, a tua cugina che si è Adoro, mangiato fuori il tavolo, caessa, ho detto pure stato coppa Instagram, a Guglietto adoro, proprio, adoro, 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 adoro. No, noi amiamo fare scherzi telefonici. Vabbè, Cioè, ma insieme tagli queste parti, perché non siamo. di, Non no. tutto proprio. Cioè, era un periodo in cui stavo cercando casa. Cioè, Casa trovavo una. spartana le cercava. No, trovo questo annuncio, affittasi casa spartana, io non capivo spartana in che senso, che poi Poi io ho mamma sempre capite che stata, cazzo. cioè tipo che c'era Come il diceva? rotolo della carta igienica nella doccia, che Sì, roba assurda. tipo, No, cioè, comunque io ancora avevo casa, perché la la cucina. registrai quella telefonata, fu bellissimo Però però. potresti far sentire le ispezioni di No, e poi quelle. faccio lo Ah, telefono. peccato, non sapevo che perdete. Adoro tua madre, adoro madre tra virgolette, ha mai preso di mira Flavia?
Dovrei riprendere io. Sì, 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 sì. Anche se so anch'io dopo. Comunque, purtroppo, sì. Alle mie spalle. Io inconsapevole di tutto. Ignara non so se sei ingenua o se sei stupida a volte, veramente. Vabbè, ti do il beneficio del dubbio, sei ingenua, dai. E io ti ho cercato di mettere in guardia, ma tu... Vabbè, prima, mo è diversa la situazione. Ma io te l'ho sempre parlata, quando ero piccola che te ne parlavo. Cioè, quando eravamo piccole insieme che ti dicevo che vivevo delle cose. Sto suonando, ma è solito. Fa un po' caldo fuori. Che amore. Del bellino tenero picciolo. Sta salutando, lei che mi ha portato una nutrilogy. Utrillo! questa la duro questa domanda, perché sicuramente risponderemo due cose opposte. Sì. Cosa pensate dei ragazzi napoletani e del loro modo di fare? Secondo voi sono invadenti? I ragazzi napoletani? Io odio. Tu odi i ragazzi napoletani, invece no, mi piacciono, però ovviamente... Cioè, non ovviamente quelli... con delle eccezioni, ma il napoletano... Non quelli invadenti. Tu ti scegli proprio la creme. Vabbè, io... La creme, cioè, dai... Io glielo dico, fai, almeno che sappia parlare, no? Vedo un po' giù di morale rispetto a questo argomento, come mai? No, perché ho pensato a qualche mio ex in passato. Credo stavo pensando lo stesso. Quindi avendo pensato a quell'ex là mi è scesa un attimo la ipocondria. Quanti anni di differenza avete? Io ho 31, tu? 27, 5, stai contando qua. In su, bravi, in matematica, ci siamo lì. Non mi destreggio. Cosa litigate più spesso? Sul fatto che, aspetta, che tu dici che... Io quando la conosco, quando vedo lei che sta per partire, cerco di ignorarla, sinceramente, perché sennò dovremmo litigare tutti i giorni. Beh, non proprio tutti i giorni, però comunque quello che, quello che ti dà fastidio, che dici che io me la prendo. No, che te la prendi, che cioè ancora più di me sei sempre sulla difensiva, capito? Che sono molto sulla difensiva. Allora uno magari a volte dice una cosa e lei va, sì, vabbè, come se la prendesse, come se uno si riferisse no, a lei. Che me la, no, che me la prendo no, però che sono sulla difensiva, sì. Questo, ultimamente non li dico, in passato quando eravamo bambine. Più piccole perché vabbè, era più ovvio. Ma non mi ricordo neanche di che. Okay, ma sempre magari pensi, no, sul fatto che io fumavo fuori dal camino, ti ammazzerei! Ma non lo facevo posamente, tu mi dici incidevi come se io facevo apposta. No, perché sei maleducata, allora io cercavo di farti notare elegantemente sì. Che sei maleducata. Quando vedevo che non lo capivi, allora poi alla terza sei va. Maleducata, quindi significa anche a tu a me. Ok. Ho detto che sei. Per chi voto? Beh, l'hai sottolineato, no, non ci capito. Sbadadaggine, ti ricordi la sbadadaggine? No, tu? Non ero io. Quale pensi sia stato il male più grande fatto ad Alessia? Gli arriva la notifica, a lei. La notifica? Avevo capito, stavo postando la domanda. Sì, sì, però non so se lo guarda... Tutto. Sì, sì, sì. Ma questo non lo so. Il male più grande che le sia mai stato fatto. Vabbè, fra ma te lo si viene in da cucina. Beh, diciamo che è una persona, mettiamola così. E vabbè, ma penso che lei per fare questa domanda lo sa che è una persona e ti chiede quale male, cioè che tipo di cosa mi ha detto. Io credo, vabbè, se dovessi racchiudere, io credo di non averla amata e capita come si dovrebbe invece fare. Se avessi vissuto ciò che ha vissuto Alessia, come avresti affrontato la situazione? Caricare, mirare. Adoro caricare. Ma poi a chi? Cioè proprio baranzo. Baranzo tutti quanti. Sì. Tipo come fanno con i lattini di Coca-Cola quando vai alle giostre col fucile. Comunque tre prego e tre difetti di Alessia. Allora, tre pregi. Tre prego. No, ne è più di uno. Chi infatti non ha gli stessi? Ma minimo. Ah, lui è un minimo. Vabbè, simpatica, intelligente, sarcastica, emotiva, sensibile, empatica. Vabbè, penso che lo sfermo. Mi sfrusciamo. Tre difetti. Che a volte travisa
determinate parole, e che sta molto sulla difensiva, molto, e che non si fida. Oh, mentre insomma basta puristica. Facciamo quest'ultima, poi basta. Perché poi basta? Qual è il vostro ricordo? Perché le altre sono sciocche. Qual è il vostro ricordo più bello? Il dondolo con la molla in mano. Michael Jackson in avanti. Non te lo ricordi anche il dondolo, è troppo piccolo. No, io me lo ricordo, quello era così. No, ma tu non ti ricordi quando io sono caduta? Come? Io me lo ricordo benissimo, io sono rimasta con la molla in mano. Come non me lo ricordo che ero troppo piccola? Quello è stato uno dei ricordi che mi hanno modificato proprio. Più recente, Flavia. Più recente, Michael. Ricordo insieme più recente. Michael Jackson in avanti. Michael Jackson. Ma più recente. Io poi dico sempre simpatici, ovviamente. Perché sudi quando? Con lacrime. Ah. Ma perché sudi? Siamo quando grate, perché sudi? Da tanto va. Che le usuro. Non ci capita, a me mi chiedi perché sudi. Boh, vabbè. Qual è? Me ne viene uno, ma non. Perché poi ce ne sono milioni, perché non ce ne vengono? Sto pensando solo a uno. Dillo. Ah, no, non dirlo. Non era ancora, capito? Mo, sono arrivata col senno di poi. Sciocca, imbecille. No, intanto si impossessa di me, quindi poi c'è fuori la dico il la S che in te. Sì. Mare. Uscita questa cosa, liberami dal male, amen. Vabbè, comunque anche qui abbiamo un sacco di ricordi. No, però uno per Viacolo, ti giuro, me la prendo a male su questo, Flavia. Ma uno Flavia, solo, ma non quello. Flavia, un bel ricordo quando siamo andati a ballare insieme una volta. C'era pure. Lei era, se non mi sbaglio, ancora minorenne, 17. Mi impiace più 16 che 17. O forse 15 addirittura. 13. No, vabbè, comunque 15-16 anni, ero già maggiorenne, riuscimmo, me la portai appresso. Che andammo a ballare, all'improvviso io non la trovavo più. Dove ero? No, vabbè, nel senso che mo rido, ma io la parlo a mica che sotto, la faccio una cacchiarola di responsabilità. Ci dica, mamma, dove è andata, che ha fatto, se è successo qualcosa che gli dico alla mamma. Comunque giro il locale, all'improvviso ci giro un angolo di tra una colonna e la trovo. La trovo che stava facendo le sue cose. Mi stavo destreggiando con un ragazzo, io la penso per i capelli. Allora lei dice, ma questa c'ha 16 anni, ma che fa? Sta chi, ma questa c'ha 16 anni. Vabbè, ero con bacetto. Ah boh, comunque, sempre 16 anni. Non me l'aspettavo, raga, che bella e buona. Si baciava con qualcuno che era una colonna. Adoro. E niente, questo è. Finite le domande. Date in pace. No. Sì. Sì. E quando chiamo sono anche abbastanza scostumati al telefono. Adoro scostumati. Sono come te. Sì, ma io non chiamo a nessuno, perché adesso è da una settimana che io ve ne ho parlato, che chiamavo questo andava bene, questo non andava bene, e mo sta nascendo l'ultima a tutte cose. Che coso?